arrivato il momento della perla di Oriente TV. L'importante è andare avanti. Metti un piede di fronte all'altro senza concentrarti sul traguardo. E andiamo, Lorenzo. Bentornati su Oriente TV. Oriente TV è il nuovo format delle arti marziali e delle arti orientali. Condividiamo i nostri obiettivi con i nostri telespettatori che ci seguono da casa. L'obiettivo di Oriente TV è quello di espandere tutte le discipline marziali a 360 gradi. Infatti la trasmissione è sottotitolata in inglese. È il momento della nostra geisha. No, è il momento del tè. Nella tradizione giapponese il tè viene servito sul tatami, nella quale la cerimonia può durare anche ore, due, a talvolta tre, e il tè viene servito ruotando il bicchiere. Prego, doso. Domo arigato. Doso. Doso. Itadaite kudasai. Bene, possiamo riprendere la trasmissione, passiamo alle domande. Maestro Franco Cappellettimo, decimo dan judo, filcam e decimo dan a livello internazionale. Cosa ne pensa dell'aspetto non agonistico del judo? Io ho fatto la prima parte della mia vita, insegnavo judo come un padre. Un padre vuole arrivare con suo figlio laddove non è arrivato lui. Adesso ho avuto la fortuna con i miei allievi di arrivare alle Olimpiadi, i miei allievi hanno vinto anche le Olimpiadi. Ecco, adesso quando torno nel mio dojo a insegnare, ritorno e insegno come un nonno. Sì. La differenza sta che il nonno non si vuole realizzare con i nipoti. Lui conosce com'è la vita e vuole solo insegnare ai suoi nipoti e fare in modo che i suoi nipoti non provino tutte quelle problematiche che ha avuto lui nella vita. Cioè vuole vivere attraverso la felicità dei suoi nipoti. Un ritorno alle origini. E io voglio vivere, cioè mi piace vedere i miei allievi che si divertono e che trovino veramente un beneficio dal judo. Bene. Questo. La ringraziamo per questo contributo. Grazie. Che sicuramente approfondiremo nelle prossime trasmissioni. Maestro Giacomo Spartaco Bertoletti, come possiamo riconoscere un autentico maestro di un'arte marziale da un maestro che è una sola imitazione, non originale? Ma oggi la parola maestro è sprecata. Potremmo dire tranquillamente che è usurpazione di titolo. Vale a dire che in Giappone sensei vuol dire nato prima, non è un maestro, è nato prima, è iniziato prima, quindi vuol dire prendere, evidenziare che ho incominciato prima questo cammino. A raggiungere un grado tecnico, oggi sono i gradini, prima non c'erano i gradini, c'erano dei titoli, Shian è professore. Da noi si è professori ormai a 25 anni, sono tutti professori, tutti sono cinture bianche e rosse, giusto? E sono tutti grandi maestri. Non ci sono più gli allievi.
Quindi c'è qualche cosa che non funziona. Perché si corre. Come diceva il maestro Cappelletti, che è molto importante, quando eravamo ragazzi, da piccoli, cercavamo di stare in piedi, poi piano piano camminare e poi correre. Adesso tutti vogliono correre. E quindi c'è la corsa a un titolo senza avere l'approvazione di un ente o di una federazione sopra le stelle. Tutti non possono essere laureati con 10, con 30 lode all'università. C'è anche qualcuno che viene bocciato. Certo. O mi sbaglio. Questo è il concetto. Io penso che è un discorso da approfondire prossimamente, perché questa è una tematica non solo giapponese, ma cinese, eccetera, perché tutto l'Oriente presenta un maestro. Essere un maestro Shaolin era qualcosa di superlativo. Non tutti sono i monaci, tanti monaci, ma a Monza c'erano i monaci di Monza, ma non erano di Shaolin. Certo. Maestro Bertoletti, lei è editore della rivista Samurai, vorrei mostrarla al nostro pubblico a casa. Samurai è un po' una mio biglietto da visita, 41 anni, quindi vuol dire che ne ho scritte di lunghe pagine sulle arti marziali. Qui Lorini ne sa qualche cosa, è stato uno dei miei collaboratori. Io credo che se non c'era il samurai qualcuno lo doveva inventare. E sono stato l'uovo di Colombo forse, non lo so. Però questi 41 anni sono importanti, perché mi hanno permesso di conoscere tanta gente, di imparare tante cose e magari di cambiare anche la mia psicologia. Ecco perché io credo nella parola Oriente TV. Ci credo perché è il principio basilare, perché si chiama samurai. Non si chiama il gazzettino padano. Certo, il nome si chiama importante. Samurai, che rappresenta in Giappone una cosa, ma anche nel diagramma cinese. Samurai rappresenta un guerriero, magari con un kanji un po' diverso, però il concetto è lo stesso. Certo, e noi maestro vogliamo ringraziarla per la partnership, perché questa è una cosa importante per i nostri telespettatori. Ogni mese in edicola Samurai dedica la seconda di copertina, dove saranno anche promossi gli ospiti delle future trasmissioni. Grazie. Grazie veramente, è un piacere. Grazie. Benissimo, passiamo al maestro Walter Lorini, presidente della PVKF, colui che ha portato le arti marziali cinesi in Italia. Quali sono i suoi impegni internazionali futuri nella sua organizzazione? Allora, premetto che la PVKF è una organizzazione che unisce lo sportivo col culturale. Io ho sempre portato avanti un discorso prettamente culturale, però chiaramente ho fatto anche gare, essendo stato il primo a vincere una gara in Cina con la nazionale italiana. E quindi abbiamo a breve l'incontro con il monaco Yushuan De, che è il capo monaco dei Monti Wudang, e stiamo facendo un gemellaggio per portare il Wudang e quindi il taoismo, la cultura taoista in Italia. Infatti sarò testimone della nascita dell'Associazione Europea Taoista proprio settimana prossima. Ecco, poi, Lorenzo, interrompo maestro perché ci terrei a precisare ciò che ha detto, che maestro Lorini è stato il primo occidentale a vincere una medaglia d'oro in Cina. Poi il 19 di ottobre volerò per Las Vegas, dove c'è la 16ª Coppa del Mondo, e sono stato invitato a una dimostrazione tra i VIP a Las Vegas. Proprio. Quindi ci auguriamo di averla presto qua e di trasmettere eventualmente questa kermesse americana. Naturalmente, quando ritorno avremo tutto lo sviluppo delle varie iniziative in Italia. Bene, vi ringraziamo. Grazie. Per i vostri contributi e ci auguriamo di avervi presto qui in trasmissione, e passiamo alla pubblicità. Pubblicità, Oriente TV. È arrivato il momento della perla di Oriente TV. Se non scali la montagna non potrai avere una visione chiara della valle. Lorenzo, andiamo a scalare la grande muraglia. Andiamo, Max. Abbiamo concluso la prima puntata di Oriente TV. Ringrazio il maestro Franco Cappelletti, il maestro Giacomo Spartaco Bertoletti e il maestro Walter Lorini. E ora passiamo a un piccolo cadeau per voi. Domo arigato. Doita shimashite.
sapevamo. Eccezionale, Lorenzo, questa sorpresa, la maglietta ufficiale di Oriente TV. Arrivederci e a presto. Ricordiamo ai nostri telespettatori che potete seguirci attraverso i social network Facebook, Instagram, Oriente TV. Mandateci i vostri like, vi aspettiamo. Arrivederci.